il regalo di Pasqua della neonata Casa della Musica di Arezzo, il concerto che si è tenuto nella Pieve Aretina lo scorso 24 marzo. Miserere, il titolo del concerto che ha miscelato una serie di brani piuttosto eterogenei uniti dalla relazione con il sacro sotto l'incipit del Salmo 51. Ad eseguire le musiche il quintetto di sax al Canna Q accanto alla scuola Cantorum Francesco Landini. Diciamo, questa sequenza affronta stili molto diversi. Si va appunto dalla polifonia secentesca antica, dal falso bordone, fino a compositori che potremmo quasi definire anche un po' pop. E in mezzo a questi brani ci sono brani di autori, come dire, ormai classici, contemporanei, come Arvo Pärt con il Da Pacem, che noi stasera eseguiamo una versione per coro e quartetto di sassofoni, e un, a mio avviso, capolavoro quale Amao Omi di Ghia Canceli, compositore georgiano vivente, che è un pezzo originale per coro e quartetto di sassofoni. Amao Omi in georgiano vuol dire guerra insensata, diciamo è una lunga meditazione sull'insensatezza della guerra, scritta da chi questa esperienza l'ha vissuta sulla propria pelle. È la prima volta che la Casa della Musica esce dalla sua sede in Palazzo di Fraternita e così Arezzo e Fiesole tracciano il loro percorso musicale. Diciamo Fiesole e Arezzo uniti, e c'è tante cose ancora da fare, ci sono tanti progetti da realizzare. Diciamo che la partenza siamo soddisfatti, naturalmente abbiamo ancora 4 anni davanti e soprattutto tante realtà da incrociare e da provare a collaborare con esse.